Parliamo di cose positive. Abbiamo con noi il sindaco di Napoli, lo accogliamo sempre con grande affetto. Buongiorno sindaco. Grazie, buongiorno a voi. Lei poi aveva avuto una bellissima iniziativa contro questi che ci massacrano, che ha ancora in corso, no? Che è quella di andare a colpire quelli che dicono delle stupidate sulla nostra città e sulla nostra regione, insomma. Più che stupidate, sono vere e proprie offese, addirittura in alcuni casi, come da ultimo Feltri, reati. Tra l'altro commessi in televisioni che hanno una diffusione nazionale, veramente non se ne può più. Noi abbiamo dato mandato alla nostra avvocatura di fare querela. Voi lo sapete che in genere la querela è un'estrema razza, non la facciamo mai perché, come dire, la critica anche molto dura va bene, la critica anche forte, fortissima va benissimo. Ma frasi oltraggiose nei confronti di una città, di un popolo, di un'area del nostro paese, ma è sempre inaccettabile e vergognosa, ma di questi tempi lo è ancora di più, dove dovremmo riscoprire quel senso di unità nazionale. Senta sindaco, qui ormai abbiamo di fronte la prospettiva della fase 2, lei l'aveva già preannunciato, aveva già anticipato alcuni temi che poi in realtà si sono concretizzati. Vorrei tornare appunto su questo argomento con lei per parlare da sindaco di Napoli ai cittadini, a noi cittadini napoletani, di come affrontare questa fase e di quali possono essere le iniziative che il Comune può mettere in piedi. Ma per essere particolarmente precisi, credo dobbiamo aspettare la settimana prossima, quando magari ci rivedremo anche a Canale 8, perché attendiamo il provvedimento del governo che dovrebbe uscire nelle prossime ore. Noi però ci stiamo preparando a una ripartenza significativa per il 4 di maggio, se le cose continuano ad andare bene sul piano della salute e dei dati sanitari. Quindi apertura dei cantieri. Molti cantieri che apriranno, attività produttive, in particolare fabbriche e aziende. Immagino che il governo dia il via libera anche alle persone finalmente di poter uscire, seppur mantenendo distanza fisica, mascherine e quant'altro, insomma una apertura significativa. Poi mano a mano ci saranno nuove riaperture, ulteriori misure di allentamento nel mese di maggio e poi nel mese di giugno. Il 4 maggio finalmente è una data concreta cui possiamo cominciare a finire la fase più dura degli arresti domiciliari, in qualche modo. Sì, una definizione assolutamente appropriata, è inutile che ci nascondiamo, è così. Però, non so, avrà notato anche lei, poi andiamo ad alcuni argomenti che riguardano le riaperture di alcune attività alle quali noi chiaramente siamo storicamente attaccati, però avrà fatto caso che in un primo momento ci siamo sentiti reclusi. Adesso da parte di molti c'è una preoccupazione ad uscire. Va bene, uscirò, ma sono sicuro, non sono sicuro. C'è un po' di preoccupazione, l'avverta anche lei? Ma sono atteggiamenti di natura psicologica assolutamente normali in una fase alla quale non eravamo per nulla abituati, nemmeno psicologicamente. Tutte le generazioni con cui abbiamo avuto a che fare non ci hanno mai raccontato una cosa di questo tipo, perché bisogna andare alla Spagnola di esattamente 100 anni fa. Quindi io penso che avere delle preoccupazioni, degli stati d'ansia è assolutamente normale, però la paura non si è a Napoli trasformata in panico. Questo credo che è una cosa che ci deve molto rincuorare sul senso di responsabilità e maturità del nostro popolo, perché siamo stati veramente bravi. Perché non è facile in una città anche come Napoli, con una conformazione urbanistica, con tanta gente che vive in ambienti anche molto piccoli, dove poteva essere naturale, no? Che da un basso uscivi e te ne andavi a fare una passeggiata in un vicolo, in una via. Invece complessivamente la città ha risposto bene. È chiaro, adesso la preoccupazione c'è, perché riprendendo una vita un po' all'aperto, il rischio, diciamo, non è che ritorna poi come prima, non ritorna come prima se siamo bravi. Quindi noi non dobbiamo pensare che è tutto passato, bisogna uscire, ma bisogna essere cauti, non bisogna fare assembramenti, bisogna mantenere quella distanza di sicurezza, se possibile usare le mascherine. Se facciamo questo, il ritorno alla normalità come piace a noi, cioè abbracciarci, stare insieme, convivere con tanti, si potrà avere secondo me anche quest'estate. Io su quest'estate sono particolarmente fiducioso. E anche io sentivo questa mattina alcune dichiarazioni sui notiziari nazionali che riguardavano alcune ipotesi del governo per un turismo nazionale. Io insisto con lei da molto tempo su un turismo locale, regionale, cioè abbiamo
quest'anno la possibilità, diciamo per causa di forza maggiore, di essere turisti della nostra città e della nostra regione, di mangiare i nostri prodotti, di goderci le nostre bellezze, e sono convinto che ci rinnamoreremo fortemente, ci passerà un po' lo sfizio di andarcene fuori. Sono, da questo punto di vista sono convintissimo. Vede, non è una brutta cosa quello che lei sta dicendo, anzi è una fotografia davvero molto bella. È chiaro che ognuno di noi mancherà a viaggiare all'estero, ognuno di noi mancherà che non ci saranno i turisti internazionali, ma per un'estate noi riscopriamo l'Italia, riscopriamo le nostre spiagge, riscopriamo i nostri luoghi, le nostre bellezze. Io non lo trovo una punizione, una tortura. Io penso che noi possiamo fare una bella estate, quindi lavoriamo bene queste settimane. Lavoriamo bene per programmare, stiamo attenti da un punto di vista della prevenzione, non sbaracchiamoci, perché altrimenti veramente gettiamo all'aria tutto quello che abbiamo fatto. Se così è, noi potremmo vivere esatto un'estate nella nostra Napoli, ma anche nei luoghi a noi cari qua vicino. La Campania è piena, pienissima di bellezze, e sono anche convinto che un turismo nazionale quest'estate lo possiamo riscoprire. Poi bisogna essere tutti bravi a fare un'offerta che garantisca accoglienza, bellezza e sicurezza, perché chiaramente in questi tempi la sicurezza sanitaria, soprattutto sul piano anche psicologico, è qualcosa che sta a cuore a tutti gli italiani. Assolutamente fondamentale. Parliamo un po' di questa, ecco, a proposito di libertà, di questo ritorno della pizza per il momento da sport. Io, Sindaco, ho avuto modo, ovviamente qui attraverso il programma abbiamo dato voce a tante categorie, quella della ristorazione, pizzaioli, ristorazione, hanno fatto delle richieste al governo centrale, non solo al governo centrale, ma alcune richieste che riguardano alcune possibili misure di sostegno. È fin troppo evidente che queste aziende non riaprono al 100%, riaprono al 10, 15, 20%, l'asporto certamente non sostituirà il loro business, e quindi sono preoccupati dal fatto che non vedono, sì, magari vedono la riapertura, la possibilità di aprire in un certo modo, ma contemporaneamente non vedono decisioni in grado di sostenere il periodo che c'è stato, che è certamente difficile, ma il periodo che sarà, che facile certamente appunto non si prevede per i tempi tecnici di ritorno alla normalità. Lei, ecco, rispetto a questa preoccupazione volevo un suo parere. Ma la condivido, la sua domanda, che è stata anche una ricostruzione, è assolutamente precisa, nel senso che il mondo della ristorazione, purtroppo, che era quello anche che andava più forte, ma purtroppo sarà l'ultimo a riprendere al 100%, questo lo sappiamo tutti, lo sanno anche loro. Allora, come si deve fare per evitare che questo possa produrre il fatto che degli esercizi non riapriranno più o dovranno avere una forte contrazione o addirittura licenziare? Innanzitutto rivendicazioni al governo. Il governo deve sostenere in maniera chiara tutte quelle attività in generale che stanno in sofferenza, e poi sostenere per un periodo più lungo quelli che ripartiranno più tardi. Lo stesso deve fare la Regione Campania, che ha numerose misure atte a sostenere attività di questo tipo. Il Comune di Napoli, che è un po' paperino rispetto a Paperon de Paperoni e Rockerdu, cioè nel senso che teniamo veramente pochissimo in cassa, però forse abbiamo fatto finora la cosa più coraggiosa, cioè quella di togliere qualsiasi imposta fino alla fine del 2020, che significa molti molti soldi per loro come per altre categorie. Faccio un esempio: occupazione di suolo pubblico e spazzatura, sappiamo tutti quanto incide economicamente su una pizzeria o su una trattoria o su un ristorante, ma di più noi faremo, perché quest'estate stiamo programmando una città a misura d'uomo e anche a misura di attività economiche low cost e made in Naples, cioè più suolo pubblico gratuito, più possibilità di mettere tavolini all'aperto, più ovviamente distanza tra i tavoli, e nei luoghi in cui non ci stanno spazi grandi andremo a pedonalizzare. Quindi un po' di sacrificio, probabilmente quest'estate si dovrà prendere la macchina un po' meno, si camminerà un po' di più a piedi, vuol dire che si smaltiranno pure un po' i chili che si sono messi in questi giorni a stare sempre in casa. Bene, bene, mi permette anche di sottolineare con un poco di affetto questa sua citazione di Topolino, di alcuni personaggi, lei, insomma, significa, abbiamo avuto le stesse letture, evidentemente, e per tanti ragazzi sono state sicuramente molto formative, ecco, insomma, in un certo modo di vedere. Senta, il 25 aprile è un 25 aprile un po' particolare quest'anno, Eh beh, parecchio, però è sempre 25 aprile.
il governo ovviamente ha annullato le cerimonie tradizionali che eravamo abituati a vedere nella capitale d'Italia, in tutte le altre città. Noi però abbiamo voluto, d'intesa ovviamente con la prefettura, mantenerla una cerimonia, quella che si poteva fare, molto sobria ma anche molto significativa, perché per la prima volta si farà presso la sede del Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo, cioè nel cortile dove c'è una lapide dedicata agli eroi della Resistenza. Ci sarò io con la fascia tricolore, deporrò dei fiori insieme al prefetto, insieme al presidente dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, con il minuto di raccoglimento, la tromba dei carabinieri. Quindi un modo solenne, sobrio, senza assembramenti, per ricordare l'importanza della liberazione, l'Italia liberata dall'oppressione nazifascista. E poi c'è questa bella iniziativa voluta dal Comune di Napoli, dai sindacati e sempre dall'ANPI, alle ore 15 di cantare sui balconi della nostra città Bella Ciao. Noi lo faremo, io e i miei assessori e le mie assessore, sui balconi del Comune di Napoli. Bene, senta, ultimissima, ultimissima. Ieri ho avuto la possibilità di intervistare anche il comandante Esposito, perché evidentemente in un'occasione come quella che noi vediamo ormai arrivare di riapertura, magari non totale ma parziale, il ritorno al mezzo pubblico sicuramente è fondamentale. L'attenzione che noi dovremmo prestare anche all'utilizzo del mezzo pubblico, sempre in tema di sicurezza, distanziamento e quant'altro, ormai sono termini che sono diventati quotidiani per noi, li diamo per acclarati. Insomma, dovremmo stare attenti. Bisognerà da una parte autoregolarci, da un'altra avere delle indicazioni piuttosto precise, non so se lei condivide, cioè è chiaro che se noi aspettiamo quest'autobus e poi magari arriva pieno, insomma, un po' di preoccupazione da questo punto di vista, io personalmente, da chi magari può Sì. e deve usufruire del mezzo pubblico, me le faccio. Sarà, ecco, necessario secondo me organizzare qualcosa. Sì, e tra l'altro in una materia dove è difficile trovare la soluzione, perché mai nessuno avrebbe immaginato nella vita di trovarsi in questa situazione. Quindi, punto primo, aspettiamo nelle prossime ore qual è la direttiva del governo, perché il governo darà delle indicazioni precise su come potrà ripartire in maniera importante il trasporto pubblico. Noi ci stiamo già attrezzando, abbiamo fatto una serie di riunioni, anche stasera io vedrò l'amministratore di ANM, l'ingegnere Pascale, perché è evidente che non si potrà andare come prima in tanti nella metropolitana, non si potrà salire in tanti sull'autobus. Si deve trovare un punto di equilibrio, vedere come farlo rispettare. Lei ha detto bene, un po' ci vorrà l'autodisciplina, però ci vorranno anche regole e ci vorranno controlli, perché poi dobbiamo fare anche in modo che non ci sia però una corsa, tutti quanti prendono la macchina, perché altrimenti questa immagine di una Napoli pulita, nitida, senza smog, ce la dimenticheremo dopo pochi giorni. Quindi dobbiamo lavorare tutti quanti insieme con un contributo fattivo anche dei singoli che possono essere bravi, ognuno può fare uno sforzo in più, camminare un po' più a piedi per chi lo può fare, ovviamente non per chi non lo può fare, provare a usare la bicicletta, la incentiveremo, il trasporto pubblico, ci sono i taxi, faremo anche altre misure interessanti. Abbiamo una fase di sperimentazione che ci aiuta, perché da qui a settembre in realtà noi grossi numeri non li avremo, perché le scuole sono chiuse, l'università è chiusa, c'è ancora lo smart working in molti uffici, quindi insomma io credo che ce la possiamo fare, ecco. No, lo crediamo tutti e naturalmente facciamo il tifo per noi e quindi anche per lei, soprattutto per tante le misure che ci ha annunciato. E veramente la ringraziamo, Sindaco, le auguriamo buon lavoro a lei naturalmente e a Grazie. tutto il consiglio che sta lavorando in questo periodo, anche se ecco, fisicamente no, ma in collegamento, ma è evidente che Sì. l'impegno è sempre ben presente. Assolutamente. Io ci sto Grazie. anche fisicamente, non Eh no, solo è bene, si vede. Insomma, non solo di remoto, sto qua. Lei è lì, insomma. Grazie. Sì. Però nel rispetto, è un po' come noi, pure sto qua, però insomma il Sì. numero dei presenti è sempre minore e poi c'è questa cosa, guardi questo periodo veramente, io qualche istante fa dicevo, mi suggerivano, lo racconteremo come i nonni hanno raccontato della guerra, c'è poco da Sì, fare, è un po' è così, un po' così, è un po' così. però Grazie, insomma, buon lavoro anche a voi, buone grazie, un informazioni. abbraccio Arrivederci, ai suoi arrivederci. collaboratori Grazie, grazie. affettuosissimo.